Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Ministro Cancellieri, lei in data 11 ottobre diceva: so bene che per molti sarà anche un provvedimento impopolare, ma la gente capisce più di quanto pensiamo. C'è la necessità di far fronte all'emergenza carceri. Ho idee chiare sulla legge da proporre su amnistia e indulto, chiarisce poi il ministro, 20.000 detenuti liberi. Ministro, io le ricordo che nel nostro paese abbiamo 3 milioni di disoccupati, il 40% di disoccupazione giovanile, il 12% di disoccupazione generale, 260.000 esodati scoperti a causa della legge Fornero, 31.000 aziende chiudono, 50.000 negozi commerciali hanno chiuso. Le chiedo, alla luce di questi dati, se la priorità per lei e per il governo e la necessità del paese è quella di proporre un provvedimento di amnistia ed indulto. Eventuali provvedimenti di clemenza non avrebbero alcun senso se non quello di alleggerire temporaneamente la tensione detentiva, ove non fossero accompagnati da misure strutturali di carattere normativo, logistico ed organizzativo. La Lega era contraria nel 2006, è stata l'unica forza politica che nel 2006 votò contro l'indulto del governo Prodi, 36.000 detenuti rimessi in libertà e nei primi 5 anni 12.000 di queste persone rimesse in libertà sono tornate a delinquere. Vi preoccupate costantemente dei delinquenti e dei criminali, ma non vi preoccupate delle vittime e dei reati. Vanificate il lavoro delle forze dell'ordine e vanificate un principio sacrosanto in diritto, che è il principio della certezza della pena e dell'efficacia della funzionalità della pena. La Lega farà le barricate, non permetteremo mai che questi provvedimenti possano essere applicati. Siamo quindi qui a chiedere quale sia l'esatta ragione che ha indotto il ministro a disertare la visita bresciana. Essa è dovuta esclusivamente ad improvvise difficoltà nell'organizzazione della mia agenda, dovuto all'accavallarsi di impegni in quei giorni. Poi è accaduto che un fantasioso collaboratore della mia segreteria abbia inviato incomprensibilmente agli organizzatori dell'evento una lettera di giustificazione priva di ogni fondamento e che ha determinato un immotivato allarme sociale. Quindi continuare a sottrarsi con questi metodi ad un dibattito vero non è assolutamente accettabile. Venga a confrontarsi con la realtà. La nostra gente pretende da questo governo e da lei, ministro, delle risposte immediate, risposte che non passano certo dalla creazione di un nuovo modello di società come quello che lei ci vorrebbe imporre. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.